campionato direi che ha dato indicazioni positive. Visti i risultati, visto anche il gioco che abbiamo provato a esprimere, che insomma rispecchiava un pochino il lavoro che facevamo poi durante le settimane insomma, passate. Quindi da questo punto di vista qui le indicazioni sono state buone, però per esperienza sono purtroppo convinto che poi non è assolutamente detto che ci sia un riscontro positivo anche poi nella stagione iniziata, perché ci sono tanti fattori che subentrano e che possono modificare completamente quello che è stato, diciamo, in pre-season. Quindi, insomma, le cose buone, i risultati buoni. Speriamo che arrivino da ora in poi, anche con i problemini che abbiamo avuto a livello di infortuni, a livello insomma, di intoppi che poi nei precampionati purtroppo ci sono sempre, quindi è difficile farne a meno, però sinceramente presso una squadra abbastanza nuova, molto, nuova, molto rinnovata e fatta di giocatori anche che non avevano giocato poi insieme prima, insomma, fatta eccezione per me, Riccardo e Jack, gli altri anche fra loro non si conoscevano. Mi sembra che insomma, il gioco rispecchi quella che è stata la nostra volontà, quella di cercarsi di darsi una mano e di creare comunque una chimica positiva che ci possa aiutare poi per il resto della stagione. No, l'unica cosa che è talmente troppo più forte, insomma, mi auguro di no. Sono sicuramente una squadra esperta, una squadra forte. Noi siamo gli ultimi arrivati, quindi di questa cosa siamo consapevoli, ma non significa che andremo là sicuramente con un atteggiamento remissivo o di chi ha già perso. La cosa che forse può essere a loro vantaggio è che se non mi sbaglio almeno tre quinti del quintetto è lo stesso dell'anno scorso, perché Ragland, Aradori e Cousin hanno già giocato insieme anche l'anno scorso, quindi noi siamo nuovi e questo sicuramente è un punto a loro favore. Niente, queste cose qua purtroppo, cioè poi una volta iniziate. È difficile. Ma io avrei preferito giocare in casa, sinceramente, però poi tanto le devi fare tutte, quindi non è che anche c'è anche chi dice che poi l'inizio del campionato è difficile, ma anche quello, se vogliamo forse certe squadre è quasi meglio beccarle subito che non magari quando sono anche rodate a metà della stagione o a fine stagione, però ti ripeto, sono partite che devi giocare tutte, quindi è inutile mettersi a fare calcoli, preoccuparsi di quello o dell'altro. Insomma, noi ci abbiamo da fare tanto e da lavorare tanto. Vedremo se i frutti di questo lavoro ci daranno soddisfazioni o meno. Quindi c'era la voglia, insomma, di riprendersi subito questa Serie A e la fortuna è stata che sono arrivato in una piazza che aveva fame tanta quanto a me, sia dai miei compagni, partendo dai miei compagni, ma poi arrivando anche a chi è venuto a vedere le partite. Insomma, si sono visti i risultati poi durante tutto l'anno, senza parlare poi dei playoff e delle finali, dove insomma, c'era gente, penso, ovunque. E questo è stato una grossa mano e un grosso elemento a nostro favore. Mi auguro che questo entusiasmo non sia finito qui, insomma, c'è bisogno dell'apporto veramente della gente oggi, ancora più forse dell'anno scorso, ecco, perché questo deve rimanere il nostro fortino, tra virgolette, insomma, il nostro fattore campo l'anno scorso è stato decisivo e deve esserlo anche quest'anno, a maggior ragione che il campionato è nuovo, noi siamo gli ultimi arrivati e ci sono tanti ragazzi giovani che
sono sicuro che apprezzeranno il fatto di vedere il palazzetto e di sentire il palazzetto come l'ho vissuto io l'anno scorso.